Gli atti che abbiamo acquisito, che abbiamo messo a disposizione, dimostrano che il sindaco ha detto il falso in consiglio comunale e soprattutto attraverso i comunicati che sta diffondendo. Carte alla mano, si vede come purtroppo il comune fosse responsabile di ciò che non ha fatto. Non possiamo quindi accettare da consiglieri e da piacentini che vada avanti un percorso di questo tipo.